Perché non l'avete fatto voi quando eravate al governo? Sembra essere rimasto l'unico argomento del mondo meloniano. Cominciamo dal 2013. Governi Letta, Renzi, Gentiloni. La sinistra d'alternativa e gli ecologisti sono all'opposizione. Perché? Perché quei governi sono nati grazie all'accordo col nuovo centrodestra di Alfano. Sono i governi che fanno il Jobs Act, l'abolizione dell'articolo 18, e sono governi contro cui noi andiamo in piazza, con nettezza e senza fare sconti. Poi si fanno le elezioni e nasce il governo Conte 1, il famoso governo dell'accordo fra i 5 Stelle e la Lega di Matteo Salvini, e noi ci schieriamo all'opposizione. Mai andare al governo con la destra. Andiamo avanti. Conte 2, diamo il nostro sostegno e votiamo la fiducia, che dura soli 17 mesi e impiega la maggior parte del tempo nella gestione della pandemia. È il governo che fa il blocco dei licenziamenti, misura che abbiamo voluto e sostenuto, e anche molte misure di sostegno alle persone più deboli. Infine arriva il governo Draghi. Al governo Draghi partecipano sostanzialmente tutti, è fuori da un lato Fratelli d'Italia e dal lato sinistro una sola forza politica, Sinistra Italiana. Se partiamo dal 2008, su 17 anni ben 15 hanno avuto governi che al proprio interno avevano ministri di destra. E quando ci sono ministri di destra, leggi che possano migliorare la condizione dei più deboli, è impossibile farle. E proprio per questo noi non accettiamo mai di governare insieme alla destra.